In cosa si identificano i giovani d'oggi? Come sono cambiati i tempi? Quali storie hanno da raccontare? Sono i quesiti che si pone l'Associazione Medica Bianchini, Scuola Medica San Giovanni in Parco, che ha coinvolto diversi studenti provenienti dagli istituti superiori dell'Agro Nocerino Sarnese e che si sono incontrati presso il Liceo Scientifico Senzale di Nocera Inferiore per raccontare la propria testimonianza tra reportage, dibattiti, danza e musica. I giovani oggi hanno descritto una pagina storica perché loro hanno espresso nel loro impegno, nelle loro iniziative, quello che è l'esperienza giornaliera dei giovani. E quindi i vari istituti hanno potuto realizzare, a secondo i loro progetti e dei loro indirizzi, le varie iniziative, come per esempio gli istituti alberghieri hanno indicato un po' quali sono gli alimenti del nostro territorio che possono determinare un aspetto salutare del fisico. Poi effettivamente abbiamo visto anche in questa pagina storica l'intervento dei licei, come il liceo scientifico, che ha parlato anche naturalmente della musica dei giovani, come questa musica si sia evoluta nel tempo. Lo stesso liceo classico ha fatto degli interviste ai giovani per vedere un po' qual è il loro pensiero sull'attuale società, e quindi da tutte queste esperienze si è potuto evincere che i giovani hanno entusiasmo, hanno voglia di vivere e hanno soprattutto desiderio di essere compresi. Lavoriamo insieme per i giovani, con i giovani, per la loro crescita, per il loro futuro. In effetti ero un po' titubante rispetto all'invito che mi era pervenuto, però devo dire che a conclusione di questa mattinata sono felice di essere intervenuta, poiché c'è stata una rappresentazione di tutta la diversità di cui si compongono le scuole. Questa diversità che poi viene ricomposta nella formazione globale dei nostri giovani. E vedere questi giovani impegnati in attività così diverse tra loro sicuramente ci dà la speranza di guardare al futuro con più ottimismo. I nostri giovani, con una rappresentanza di vari ragazzi appartenenti a varie scuole, hanno dato il meglio di se stessi attraverso balletti, canti, sfilati, esprimendo il loro modus vivendi, nonché la loro personalità che indubbiamente attraverso i tempi cambia. E di esprimere quelli che sono i nostri sentimenti riguardo la società contemporanea e quindi un po' le nostre grandi passioni per lo sport, per il ballo, per la bellezza della natura, l'esplorazione.